Palermo, giornata di protesta per i lavoratori della Gesip. Vogliamo riconquistare quello che Orlando ci ha preso a settembre. PD, la direzione regionale approva la relazione del segretario sulle candidature esterne. Bagheria ha trovato l'accordo con Villa Santa Teresa per i 3 milioni di indennizzo. Bentrovati a questa seconda edizione di Media News, oggi lunedì 7 gennaio, giornata di protesta per i lavoratori della Gesip a Palermo. Un corteo da Piazza Croci fino alla sede del comune, a Palazzo delle Aquile, si è svolto questa mattina. Vogliamo riconquistare, dicono i lavoratori, quello che Orlando ci ha tolto a settembre. Alla manifestazione hanno preso parte tutte le sigle sindacali. Vediamo il servizio. Mattinata di passione per 200 lavoratori Gesip, tanti gli operai che si sono recati davanti alla sede del comune per chiedere al sindaco di Palermo di levare indietro sempre la stessa cosa, la dignità di uomini, di lavoratori e padri di famiglia che devono pagare il mutuo di casa. La Gesip è in piazza perché a fronte delle promesse che il sindaco ha fatto tempo fa per alcuni incontri fatti con le organizzazioni sindacali e i lavoratori, aveva promesso che da gennaio sarebbero tornati a lavorare. Oggi siamo arrivati al 7 gennaio, ebbene il sindaco non ci ha nemmeno convocati, siamo messi all'oscuro di tutto, non sappiamo a che punto sono i lavori per questa fantomatica consortile. Vogliono essere forza lavoro del comune ed essere usati come tale e per questo hanno simbolicamente presentato un documento che sottoporranno all'attenzione del sindaco. Abbiamo preparato questo modulo che i lavoratori firmeranno singolarmente. Questo modulo è una disponibilità immediata al lavoro. Cioè ognuno di noi firmando questo modulo e portandolo in azienda dichiara la propria disponibilità immediata a iniziare a lavorare. Questo poi sarà un problema dell'azienda, di Gesip, di chi ha voluto o vuole che la Gesip fallisca. Dicono no quindi alla cassa integrazione ed ogni forma di assistenzialismo per poter lavorare e avere maggiori garanzie per loro e per i loro familiari. Partito Democratico, la direzione regionale approva la relazione del segretario siciliano Giuseppe Lupo che afferma le candidature esterne devono essere in numero inferiore rispetto al 2008. Continua il braccio di ferro tra il PD regionale e quello nazionale. Ieri la direzione siciliana del partito ha votato all'unanimità la relazione del segretario Giuseppe Lupo, dandogli mandato a definire con la Commissione Nazionale per le Candidature la formazione delle liste per le prossime politiche sulla base di alcuni punti. Il primo riguarda il fatto che il numero finale ed effettivo di candidature esterne deve essere inferiore a quello delle liste del 2008. Il secondo, che le proposte di candidature esterne devono essere di alto profilo competitivo e non potranno riguardare elettori siciliani del PD che non abbiano partecipato alle primarie. Sabato a Roma Lupo aveva incassato un no alle richieste siciliane, ma la trattativa continua. A Palermo le liste sarebbero già fatte, ma Bersani ha chiesto di aggiungere ai primi posti 11 nomi scelti a Roma, fra i quali lo stesso segretario nazionale, probabilmente Beppe Fioroni, Davide Zoggia, Ignazio Marino, ma anche l'ex assessore alla sanità Massimo Russo e Carlo Vizzini, che entrerebbe però in base a un accordo nazionale tra PD e PSI. Se da Roma continueranno su questa linea, sempre più a rischio l'elezione dei siciliani come Sergio D'Antoni, Lillo Speziale, Pino Apprendi, Bernardo Mattarella, Tonino Russo, tutti finiti nei posti che non garantirebbero l'elezione. E proprio dalle parole di Tonino Russo emerge la sfida. Faremo fronte comune a ogni possibile invasione ingiustificabile. Diciamo no ai lanzichenecchi che non dispongono neppure del proprio voto, altrimenti non si vince al Senato in Sicilia e si compromette la battaglia di Bersani. La Commissione regionale di garanzia del Partito Democratico, che stamane avrebbe dovuto esaminare il mio ricorso su quanto accaduto alle primarie in un seggio a Gela, non si è riunita a causa dell'assenza di alcuni componenti che hanno fatto mancare il numero legale, lo dice Lillo Speziale, esponente del Partito Democratico. Siamo di fronte a un fatto di assoluta gravità, aggiunge Speziale, che calpesta le più elementari regole di organizzazione della vita interna di un partito. I ricorsi vanno esaminati e poi accolti o respinti, non si possono certo congelare. Ritengo inaccettabile che si utilizzi qualunque mezzo pur di impedire che il mio ricorso venga esaminato. Evidentemente chi ostacola i lavori della Commissione sa che le mie osservazioni sono fondate,
A questo punto, conclude Speziale, mi aspetto che i vertici del PD intervengano per ripristinare la piena legalità all'interno del partito e per impedire che si porti avanti questo golpe. Politiche, grande abbondanza di liste per il centrodestra, il PDL riconferma tutti i candidati uscenti. Alle prossime politiche il centrodestra si presenterà con una grande abbondanza di liste. Nel PDL saranno riconfermati gli uscenti con il nuovo ingresso di Giuseppe Castiglione. Un blocco di ex AN di Movimento Giovanile è confluito in Fratelli d'Italia, che al Senato avrà come capolista Salvino Caputo. Alla Camera l'uscente Giampiero Cannella, seguito da Carolina Varchi per la Sicilia occidentale. In Sicilia orientale capolista sarà Vincenzo Vinciullo. Ci sarà poi la lista della destra, partito guidato in Sicilia da Nello Musumeci. Le liste alla Camera verranno tutte guidate da Francesco Storace. C'è poi la lista del MIR, dell'imprenditore Samorì. E ancora Grande Sud, l'accordo tra Gianfranco Miccichè e Silvio Berlusconi è ormai cosa fatta. Miccichè riproporrà gli uscenti come Pippo Fallica e Giacomo Terranove. Pare ormai inevitabile una scissione con un pezzo del partito intenzionato a non seguire il leader. A completare il quadro del centrodestra, almeno al Senato, ci sarà anche la lista del PID Cantiere Popolare, per la quale sono pronti a correre tre big rimasti fuori dall'ARS come Rudy Maira, Innocenzo Leontini e Marianna Caronia. Alla Camera gli uscenti Saverio Romano e Giuseppe Ruvolo potrebbero essere inseriti nelle liste del partito di Alfano. Oggi, oltre a ratificare la richiesta di aspettative elettorali, il CSM ha preso atto della domanda di prepensionamento presentata dal procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso a partire dal prossimo 28 febbraio, data entro la quale avverrà la proclamazione degli eletti al Parlamento. La superprocura, dunque, rimarrà senza vertice e sarà governata da Giusto Sciacchitano, nominato vice dallo stesso Grasso a novembre. A quanto si è appreso da ambienti del CSM, la reggenza potrebbe durare fino a maggio, quando, dopo l'apertura di un concorso per titoli, Palazzo dei Marescialli sceglierà il successore di Grasso. E Vincenzo De Luca, a capo di una coalizione di centrosinistra alla guida di Salerno, il sindaco più amato dagli italiani con il 72% dei consensi. A quanto appura il sondaggio annuale Governance Poll 2012, condotto da IPR Marketing per il quotidiano Il Sole 24 Ore, sul podio tutto meridionale seguono al secondo posto il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando con il 71% dei consensi e al terzo posto il sindaco di Agrigento Marco Zambuto al 70%. Gli altri siciliani non se la passano bene. Nello Di Pasquale a Ragusa è 55esimo con il 52,5% dei voti, Damiano a Trapani 61esimo con il 52%, Garofalo a Enna 70esimo col 50%, Visentina a Siracusa è 75esimo col 49% dei consensi. Addirittura disastrosi Stancanelli, primo cittadino di Catania, 96esimo con il 46% dei consensi, e il messinese Buzzanca, centesimo con il 45% dei consensi. Piersanti Mattarella è la più alta figura istituzionale colpita dalla mafia. Il suo sacrificio è stato una testimonianza della coerenza rispetto a valori forti di legalità che hanno ispirato e ispirano tantissimi cittadini e uomini delle istituzioni. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, partecipando ieri alla cerimonia commemorativa sul luogo dove 33 anni fa fu ucciso l'allora presidente della regione siciliana. Il modo migliore per ricordare ed onorare quel sacrificio, ha proseguito Orlando, è quello di far verità e giustizia sui mandanti e sui complici di quell'omicidio e fare altrettanta verità e giustizia sulla ignobile trattativa tra mafia e pezzi dello Stato rispetto alla quale il Comune di Palermo si è costituito parte civile contro altri uomini delle istituzioni, questi criminalmente complici e che hanno fatto troppe volte apparire lo Stato col volto della mafia. L'8 gennaio 1993 veniva ucciso il corrispondente della Sicilia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Beppe Alfano. L'Unione Nazionale dei Cronisti, in una nota, ricorda il giornalista e la sua grande passione civile nell'esercizio di un mestiere condotto in vita con difficoltà in un territorio di frontiera tra Stato e mafia, per il quale
Solo da morto ha ricevuto il riconoscimento professionale dovuto con la consegna della tessera di pubblicista alla memoria. Per completare il percorso di riconoscimento del valore professionale di Beppe Alfano, l'UNCI ha assegnato alla memoria la tessera di cronista onorario ad Alfano. E Beppe Alfano ci ha lasciato un'eredità preziosa, lo dice il senatore del Partito Democratico Giuseppe Lumia, componente della Commissione Antimafia, nel giorno in cui si commemora l'assassinio del giornalista. Da giornalista vero e autentico ha avuto il coraggio di raccontare il sistema di potere politico-mafioso presente a Barcellona Pozzo di Gotto. Da militante che credeva nella politica e nel bene comune, non ha esitato a contestare i vertici del suo partito per la loro inerzia nei confronti di candidature più che discutibili. Da cittadino ha ispirato la sua vita i valori della legalità e della giustizia, lasciato il segno nei confronti di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. La sua lezione, aggiunge Lumia, è ancora estremamente attuale. Oggi Beppe Alfano è un importante punto di riferimento per il movimento antimafia e per molti cittadini. E adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Bagheria ha trovato l'accordo con la clinica Villa Santa Teresa per i 3 milioni di indennizzo, già incassato 1 milione. I dettagli in questo servizio. Sarà formalizzato nei prossimi giorni l'accordo raggiunto tra il comune di Bagheria e l'amministratore giudiziario di Villa Santa Teresa, Andrea Dara, che prevede i tempi e i termini per la liquidazione dell'indennizzo che il Tribunale di Palermo, nella sentenza seguita al processo a Michele Aiello, ha riconosciuto al comune che si era costituito parte civile nel procedimento con l'ex sindaco Pino Fricano. La richiesta di indennizzo si riferiva al danno di immagine che ne era derivato al comune per la vastissima eco sugli organi nazionali di informazione che ebbe allora la vicenda Aiello. Il Tribunale, sia con la sentenza di primo grado che in sede d'appello con sindaco Biagio Sciortino diede ragione al comune e quantificò il danno in 3 milioni di euro. Sinora la cifra veniva iscritta in bilancio come partita attiva, anche se nei fatti la somma non era stata ancora incassata perché l'amministrazione di Villa Santa Teresa aveva chiesto di discutere sia i tempi che i termini della liquidazione dell'indennizzo, non avendo la disponibilità immediata e totale della somma. Adesso è arrivato l'accordo già raggiunto tra il sindaco Vincenzo Lomeo e l'amministratore Dara, accordo che in questi giorni, forse addirittura oggi, verrà formalizzato in una delibera che andrà all'approvazione dei componenti della giunta. 1 milione di euro è stato già versato nelle casse del comune il 31 dicembre scorso. Un altro 1 milione di euro verrà versato nelle casse comunali il prossimo 31 luglio e infine il restante 1 milione verrà conguagliato con beni immobili. Al comune di Bagheria saranno infatti trasferiti 6 appartamenti adibiti a uffici che si trovano in via Dante. A carico di Villa Santa Teresa saranno anche i lavori di ristrutturazione dei locali che ospiteranno uffici del comune. Ieri per la prima volta è stato presentato al sindaco e ai cittadini l'inno di Villa Abate scritto dal maestro Simone Alaimo. Il brano è stato eseguito dalla corale villabatese diretta dallo stesso maestro. Nei prossimi giorni sulle nostre emittenti andrà in onda uno speciale sull'evento. Ascoltiamo le interviste. Si tutta non so bene, Villa Abate, la conca d'oro si sento. Finalmente Villa Abate ha ufficialmente realizzato un grande sogno di noi villabatesi, poter cantare nelle occasioni importanti che contraddistingueranno il nostro comune l'inno Villa Abate Nostra, che è stato scritto a quattro mani dal maestro Simone Alaimo e dalla sua indimenticata mamma Anna. E oggi per noi è stata un'esperienza molto forte, molto emozionante. I ragazzi della corale che si è costituita per l'occasione a Banchina Incanto hanno vissuto con grandissima allegria ed entusiasmo, che anche quest'anno è la parola che deve essere portata avanti, questa bellissima esperienza. Quindi grazie a tutti voi e all'amministrazione comunale che come sempre basta chiamare e risponde. La cittadinanza ha risposto, voglio dire, hanno risposto anche le autorità, si chiamano autorità e dobbiamo chiamarle autorità. Il sindaco ha fatto un bel discorso, questo voglio dire era auspicabile
successo e noi ci auguriamo di andare avanti con questi ragazzi che hanno una volontà ferrea di andare avanti. Vogliamo formare una grande corale. Le corali della chiesa o delle chiese sono meravigliose, vanno salvaguardate per i canti sacri eccetera eccetera, però una corale villabatese è d'obbligo che ci sia. E quindi abbiamo iniziato con l'inno di Villabate e l'inno nazionale, cominceremo ad avere un nostro repertorio che porteremo avanti per le festività e quando l'amministrazione comunale vorrà. Si sono concluse ieri a Villabate le manifestazioni per le festività natalizie con una piccola polemica da parte delle associazioni nei confronti degli assessori comunali poco presenti. In questi mesi Villabate è stata animata da semplici cittadini molto volenterosi, dalle associazioni villabatesi che è giusto che lo facciano perché nascono proprio per quello. Però questo tipo di manifestazioni dovrebbero essere la ciliegina sulla torta. Il problema è che qui c'è solo la ciliegina e manca la torta. Vorrei che gli assessori fossero molto più vicini al territorio. Si parla di raccolta differenziata ormai da mesi, ma non è mai partita. Gli assessori sono molto lontani dal territorio, li vediamo poco. Il mio non è un rimprovero, il mio vuole essere un invito ad essere molto più partecipativi, un invito a essere... A vederci, a sederci tutti insieme, perché si potrebbe fare molto di più, molto di più. Purtroppo oggi, anche col fatto che non c'è nemmeno la luce in questo momento alle ragazze, ci sono dei buchi che devono essere colmati. Devo dire che Agostino Cocchiara è sempre presente come presenza. Il problema è che l'organizzazione lascia molto a desiderare, devo essere molto sincero. Villabate invece al contrario, io penso che sia pronta, è una cittadinanza pronta. Noi andiamo in giro, io con la mia associazione entro nelle scuole ogni settimana, mi rendo conto di quanto siano pronti i cittadini, quanto siano pronti i ragazzi giovani, quanto siano pronti per esempio a partire con una raccolta differenziata seria. Noi abbiamo fatto una lotta insieme al nostro comitato che si chiama Mutta Muddica, un nome molto siciliano, stiamo portando avanti una lotta perché in questo paese, che questo paese diventi un paese normale. Non chiediamo la luna, ma la normalità. Dire alla gente che c'è un'oasi ecologica dove portare la raccolta differenziata e poi trovarla ogni giorno chiusa, per noi è una spina nel nostro fianco. Noi stiamo facendo di tutto per stimolare l'amministrazione. Questa è l'ultima notizia, io vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci. Nubi irregolari sul versante tirrenico con possibili piovaschi nel messinese, ma in miglioramento nel corso della giornata. Altrove da poco a parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite intervallate da annuvolamenti sparsi, più probabili sui rilievi solani. Temperature stazionarie, venti moderati tra ponente e maestrale tendenti a disporsi in serata da tramontana. Mari mossi, localmente molto mosso il Tirreno e lo Ionio. Previsto un miglioramento per domani, martedì 8 gennaio, con ampi spazi soleggiati in tutti i settori.